Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad una marea di storie dell'orrore sui siti social andati quasi in tilt. Facebook, Instagram sono stati dirottati dai troll russi. YouTube sta combattendo contro un esercito di teorici della cospirazione. E Twitter sta finalmente facendo i conti con il suo problema di notizie false. Neppure Pinterest è al riparo dagli abusi dei malintenzionati e quasi ogni caso è finito allo stesso modo, con i boss delle piattaforme social che si scusano e si impegnano a fare meglio. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. It will take some time to work through all the changes we need to make across the company, but I'm committed to getting this right. Ma il problema dei siti social non sono le poche mele marce che rovinano il divertimento, è che sono state progettate per premiare le mele marce. Uno studio fatto su un grande numero di tweet per cercare di capire cosa fanno diventare un tweet virale ha scoperto che i tweet che hanno maggior successo non sono quelli con parole di moralità, ma quelli che includono parole di emotività morale. Tra queste, ad esempio, ci sono parole come odio, vergogna, colpa. Vi ricordano qualcosa? Beh, quando si parla di politica o si condividono dei post politici, è chiaro che quelli che avranno più successo sono quelli che utilizzano parole più forti. Per questo, se si va a vedere il profilo dei leader politici, quelli che avranno più followers sono chiaramente quelli che non lasciano dubbi nell'utilizzo delle parole. E quindi chi riceve il messaggio sa benissimo da che parte sta. Ed è molto semplice fare gruppo sui social, perché mentre nella società normale avremmo dei segnali di disdegno quando rincalziamo dei modi già violenti di dire le cose che normalmente vengono dati dai nostri genitori, insegnanti o chi che sia. Quando ci troviamo dietro ad un computer, questi segnali di dissenso in una certa maniera non li avvertiamo più, ed è più semplice esprimersi in una maniera a volte anche violenta che normalmente non faremo. I siti di social media sono costruiti per soddisfare le preferenze e i sentimenti di base dei propri utenti. Capiscono quale informazione piace ad ogni utente, così da proporgli altre cose che gli interessano da vedere. Questo è un ottimo modo per tenere le persone online, perché più tempo spendiamo online e più pubblicità andiamo a vedere, e loro più soldi fanno. Ma questo sistema rende questo tipo di piattaforme il bersaglio principale per i truffatori. Le persone sono naturalmente attratte da notizie infiammatorie e sensazionali, indipendentemente dal fatto che siano vere o meno. Gli utenti truffatori, i teorici della cospirazione, troll e scrittori di notizie false hanno tutti avuto un enorme successo nell'usare queste piattaforme per diffondere contenuti falsi e divisivi, sfruttando l'istinto tribale delle persone. Nel 2016 furono dei ragazzini macedoni a fare migliaia di dollari pubblicando storie false e infiammatorie su Hillary Clinton. Dopo la sparatoria della scuola di Parkland in Florida, un youtuber diventò casualmente virale accusando gli studenti di fingere la tragedia. Li accusò di essere tutti attori pagati. Persino i troll russi, che si intromisero nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, lo hanno fatto pubblicando contenuti di bassa qualità e altamente emotivi. Questo fu fatto tutto sui social media, contenuti che sapevano sarebbero diventati virali. In Italia questi metodi sono stati utilizzati efficacemente da chi ora ci governa.
Finora i siti social media hanno promesso di reprimere singoli utenti che violano ripetutamente le loro linee guida. Ma punire i singoli attori non cambia la struttura di incentivi che hanno portato quelle persone sulle piattaforme social in primo luogo. Fintanto che i truffatori avranno via libera nell'utilizzo di queste piattaforme, utilizzando i sentimenti base delle persone, i siti social continueranno a rifletterci contro il peggio della natura umana. Grazie, alla prossima.